di mezzanotte è un giallo, è un mistero da risolvere. C'è una donna scomparsa nel nulla che è la moglie di un boss latitante e poi c'è un'altra donna, una donna magistrato che cercherà di trovarla e per colpa di questa ricerca finirà per dubitare perfino di lei stessa, della sua stessa ragione. Sono due donne nate e cresciute a due latitudini opposte della stessa città, Palermo. Non si conoscono eppure in qualche modo diventeranno l'una l'ossessione dell'altra. In realtà la mafia è una cornice all'interno di Più Scuro di Mezzanotte che è un giallo, appunto una storia che nasconde un mistero che spero dia al lettore molti spunti di riflessione ma anche molti spunti di emozione. Una mafia che è maturata, che si è progredita, che è andata di pari passo col tempo e col progresso. La mafia ha capito che fare affari in Sicilia, chiedere il pizzo agli imprenditori non paga più di tanto. Si è spostata altrove, ha spostato i suoi interessi, i suoi bisinissi. I diritti sono stati comprati da un grande produttore che si chiama Carlo Degli Esposti e che tra l'altro ha prodotto serial di successo come Il Commissario Montalbano, come tanti altri film amati dal pubblico. Naturalmente l'aspettativa di ogni scrittore è che poi il film corrisponda in qualche modo al libro. Chi scrive come me ha in testa una serie di personaggi, ha dato dei volti ai personaggi che racconta e speriamo che naturalmente il film sia quanto più fedele al racconto. Quest'anno è un'edizione che si concentra tutta durante il mese d'agosto. Abbiamo un inizio e una fine dedicata al giornalismo, alla cultura italiana in genere. In particolare quest'anno dedichiamo una settimana al cosiddetto scaffale romagnolo, cioè chilometro zero. Praticamente gli autori, a differenza di quelli che vengono da fuori fra aerei, treni e macchine, quelli di questa settimana, che appunto è la settimana di Ferragosto, fanno chilometro zero perché sono riminesi o comunque convivono qui. Rimini è una città in cui sei a casa, no? Allora a casa sei sempre un po' terrorizzato, mi sembra la figura dice che salzi uno dice ma chi è questo patacca, no? cosa vuole da noi? Quindi ecco, per me è sempre da una parte una grande emozione, dall'altra anche una sorta di banco di prova, però sono sempre molto contento quando presento i miei libri a Rimini, molto. La passione per la bicicletta in realtà mi è venuta scrivendo il libro, ecco, io non sono uno che aveva una passione per la bicicletta e ha detto bene, trasformo questa mia passione, la metto dentro un romanzo, assolutamente. Io ho costruito un romanzo dove la bicicletta è diventata centrale, ma perché la bicicletta voleva trasportare delle altre idee, voleva raccontare delle altre cose, ma io ci sono rimasto dentro talmente invischiato per cui oggi invece sono appassionatissimo della bicicletta, soprattutto come mezzo urbano per muoversi nella città.